Benvenuti alle pillole di Lele, quest'oggi parliamo di una figura di quelle minori, ma non per questo meno importanti, della musica rock e della musica psichedelica per antonomasia. Lui si chiama John Holder, anche se da qualche anno si è convertito all'Islam e si fa chiamare Mohammed Abdullah. Il vero nome con cui però artisticamente conosciuto è quello di Twink, lo troviamo intanto in questo disco dei Tomorrow, opera unica di questa band britannica del 67, in compagnia di Steve Howe, futuro chitarrista degli Yes. Qui eseguono questa My White Bicycle, un singolo dedicato alle biciclette bianche dei Provo. Subito dopo esce dai Tomorrow ed entra nei Pretty Things, grande band della scena beat inglese. Tra l'altro Dick Taylor, il chitarrista, militò nei primissimi Rolling Stones. Questa è anche una delle prime rock opere dove Twink suona la batteria. SF Sorrow Is Born, un'epica psichedelica e tormentata. Da lì Twink si sposta verso, siamo già negli anni 70, verso una band già più ricercata ma sempre dalle atmosfere acide. Loro si chiamano Pink Fairies, con loro lavora per un po' di tempo e però il suo top lo realizza nel 70 con l'album solista, questo Twink Think Pink, una sorta di Syd Barrett evoluto, ecco, in questo senso. Un lavoro molto molto interessante, appunto, dicevamo, nonostante la conversione all'Islam ha continuato a pubblicare dischi e spesso appare anche in Italia accompagnato da una band di elementi locali.